Benvenuti a una nuova puntata di Ecu TV Racconta. Anche oggi, come sempre, andremo a conoscere nuovi personaggi e le loro storie. In più, scopriremo dei particolari che davvero in pochi conoscono. Se siete pronti, possiamo cominciare. Le telecamere di Ecu TV sono approdate a Vigone, tra la nebbia della Valpadana, all'allevamento Bar, dove ad accoglierci abbiamo trovato Vittorio Truccone, figlio primogenito di Luigi, titolare di uno degli allevamenti italiani più importanti per il mondo del trotto. Con i suoi 29 anni cura e cresce i loro puledri con un amore particolare, tra pazienza, rispetto e un'empatia che fanno la differenza. Il fattore predominante per chi lavora nel nostro settore è la passione. Senza questa non si va da nessuna parte. Vittorio Truccone, rampollo di una delle famiglie più importanti del mondo del trotto, per i cavalli ha tralasciato tutto, compresa la sua grande passione per le moto. Un ragazzo che vive sui prodotti a 360 gradi, instaurando con loro un rapporto molto speciale, fatto di fiducia reciproca, rispetto e amore, che porta di conseguenza lacrime al momento della vendita dei puledri, che con suo papà e suo nonno di cui porta il nome, hanno fatto nascere. Ciao Vittorio, buongiorno. Ciao Elisabetta, buongiorno a tutti. Allora Vittorio, come nasce questa passione? È vero che tu sei figlio d'arte, ma ci arrivi subito? Io guarda, nasco da un grande allevatore come appunto mio padre Luigi Truccone, mi ha trapiantato e innestato questa passione per i cavalli fin da piccino, ma ci arrivo col tempo gradualmente ed è stato un crescere di impegni, di momenti di responsabilità che mi ha portato fino ad ora comunque a vivere a 360 gradi tutto quello che riguarda il nostro allevamento e la nostra scuderia. Tu avevi anche un'altra passione oltre che i cavalli comunque, che erano le moto. Io sì, ho praticato il motocross per tanti anni, anche a livelli comunque più che discreti, a livello nazionale, ho affrontato anche delle avventure estere che però poi si sono concluse da una parte per un infortunio e dall'altra parte comunque la mente e il mio futuro sapevo che si indirizzava verso il mondo dei cavalli perché comunque la passione principale è sempre stata quella. Io comunque baso il mio rapporto con i cavalli, con i puledri, molto sull'empatia uomo-cavallo. Come puoi vedere anche i nostri puledri non portano mai capezza fino alle dome, oltre non prima dell'anno abbondante, perché il cavallo deve essere libero, il cavallo deve essere cavallo. E non ci sono troppe restrizioni, loro fanno gli animali e io con loro comunque cerco di instaurare un rapporto di fiducia sul quale comunque crei sì un contatto uomo-cavallo ma allo stesso tempo lasci in modo che loro siano animali che formino il loro carattere senza essere vincolati e comunque anche caratterialmente soppressi da quello che è l'uomo. Come si fa però a instaurare questo rapporto? Tu alle aste ti vediamo, per te è sempre un dramma perché ti affezioni veramente e penso anche che loro si affezionino a te. E comunque, sai, quando ci passi tutti i giorni assieme, questo percorso è un percorso lungo, ci vogliono dei mesi, tante settimane, ci sono tanti ostacoli da superare perché c'è magari il cavallo che è più portato a fidarsi dell'uomo, ma c'è quello che appena vede l'uomo vorrebbe scappare. Alle tue spalle hai una bionda sì, che è eccezionale, è una cavalla che bisognerebbe farle un monumento. Filanda adesso ha 20 anni, da lei nasce il cavallo che per me è una storia molto importante, cavallo che scorsa settimana ha vinto nettamente a Parigi, che è Zaccaria Bar, un puledro che da piccino io
ho subito preso un po' sotto l'ala protettiva. Nascono quei rapporti, quelle connessioni che uno non sa neanche ben spiegarsi. Passavo le giornate a filmarlo, a fargli foto, a studiarmelo. Poi, che poi quando è andato via, gli ho detto: guarda, ci vedremo più avanti, io con un bel vestito e te nelle vesti di un campione. Zaccaria Barche prova a sprintare, Zilat in vantaggio a 150 dal palo, il parziale di Zaccaria Bar va su Zilat, Zilat si difende, Zaccaria insiste, Zaccaria e Zilat, i due vicini sul palo, Zaccaria Bar. Cosa provi quando accarezzi un puledro? È come se mi scattassero delle immagini o dei flashback futuri dove me lo immagino già in pista. E ogni volta guardo la lista dei nostri puledri e cerco di capire chi potrebbe essere, chi non potrebbe essere. Comunque la fortuna e la bravura ci dice che negli ultimi anni, da tanti anni oramai, tutti sono sempre diventati cavalli da corsa. Abbiamo sempre il 100% di prodotti in pista. Quindi una base dalla quale possiamo già partire e sognare su chi possa diventare da gran premio o no. Siete uno degli allevamenti più importanti a livello italiano e anche una grossa responsabilità questa. Noi sì, per fortuna gli ultimi anni in particolare ci hanno portato tantissime soddisfazioni a noi e per fortuna anche ai nostri clienti. E comunque lì è anche grosso merito di quello che ha costruito mio padre negli anni, perché lui e mio nonno sono partiti da zero. Proprio sono partiti da zero con una cavalla e sono arrivati comunque a vincere prima loro e poi noi tutti assieme più di 60 gran premi all'estero, in Italia, a fare più di 40 vincitori classici, e quindi è un'enorme soddisfazione. Parliamo a questo punto di corse e parliamo di cuore. Come dicevamo, sei uno che si affeziona molto ai vostri prodotti, qual è il tuo cavallo, cavalla del cuore? La mia cavalla del cuore è Black Flash, perché comunque è una cavalla figlia di un nostro stallone, Oro Puro Bar, e di una nostra fattrice, quindi un prodotto tutto fatto in casa. Vederla vincere 7 gran premi, 4 gruppi 1, seconda al derby, tutto contro i maschi, secondo al Costa Azzurra quest'anno, è stata un'enorme soddisfazione. È una cavalla che secondo me a qualsiasi allevatore capita una volta nella vita. Ben Gurion Jet e Black Flash Bar si lanciano su Beppi B che si difende, ma sul traguardo è Black Flash Bar che viene a vincere. Abbiamo la fortuna anche di essere una grande squadra. Io, mio papà, mio nonno, Daniela, che è un perno fondamentale per tutto quello che succede anche all'interno dell'allevamento, e Dino, il ragazzo che lavora con noi, che è veramente un caporazza fantastico. Un ragazzo di 29 anni, dopo che ha vinto tutti questi gran premi di cui abbiamo parlato, che cosa sogna ancora? La ciliegina sarebbe il derby. Ci siamo andati molto vicino tante volte con Black Flash, Sansone, Aramis, tanti cavalli ci sono arrivati vicini, ma la ciliegina sarebbe vincerlo magari anche con un figlio di Oro Puro.